incaricato della bid italiano alle Olimpiadi del 2024, sì? Quindi sarà lui che guiderà il comitato organizzatore, la candidatura sì, italiana alle Olimpiadi. Si decide, ricordiamo, nel 2017. E allora, dato che ce lo torniamo, perché lui già fu a capo dell'organizzazione d'Italia 90, certo, quindi certo. Il titolo è Riluca, che sia ovviamente verbo che Riluca. Riluca. Sono versi nello stile del Metastasio oggi. Ah, però. Sì. E tocca ancora a te, Luca dal folto ciuffo, per quanto paia buffo, lo vuole Malagò. Sei indomito perché, trombato alla Ferrari, di nuovo sei in affari, che l'Etihad chiamò. Per anni cincischiato, mi tuffo o non mi tuffo, mi si scompiglia il ciuffo, politica, non so. Ora sei incaricato, non puoi farli indeciso, nel goffo, nel narciso, guardando dall'oblò. Quel ricco tuo know-how, già visto nel 90, mette paura e tanta di perdite a gogo. Da Panama a Palau, verranno tutti qua, ma poi chi pagherà? Non dirmelo, lo so. Il giudice Ardemagni, giudice poeta Ardemagni nello stile del Metastasio. Oggi nello stile del Metastasio. Hai capito che roba? Meraviglioso, sono senza parole. Ma mentre ascoltavo la poesia, sì, pensavo che Andrea Radic probabilmente, dopo questo suo viaggio nelle radio, farà un programma radiofonico tutto suo prendendo il meglio. Certo, cioè, praticamente certo. Un lavoro di spionaggio. È spionaggio industriale, quasi spionaggio industriale. Beh, più industriale qui artigianale, però d'accordo. Esatto. Sulla Repubblica, cosa dicono del Sanremo di Carlo Conti? Com'è rassicurante Carlo Conti nel Sanremo formato famiglia. Al via il festival della normalizzazione, dice Natalia Aspesi. Si sa che è il nostro fondamentale spettacolo canoro, un festival ormai canuto ma sempre a zillo, per quanto pensionabile, la cosa che conta meno sono le canzoni.